Franca Viola fu la prima donna italiana a rifiutare il matrimonio riparatore, diventando così un simbolo della crescita civile dell'Italia nel secondo dopoguerra, non solo, ma anche dell'emancipazione delle donne italiane. Ma chi era Franca? Franca Viola nasce ad Alcamo nel 1947 da una modesta famiglia di agricoltori. In Sicilia sono gli anni della riforma agraria e della scomparsa dei feudi e conseguente nascita di un ceto di piccoli proprietari che diventano i nuovi latifondisti. Sono veramente anni molto difficili. All'età di 15 anni, con il consenso dei genitori, Franca viene promessa a Filippo Melodia, nipote di un noto mafioso locale e membro di una famiglia benestante. Filippo Melodia viene nel frattempo accusato di furto e appartenenza a banda mafiosa. Pertanto il padre di Franca decide di rompere il fidanzamento. Il giovane emigra in Germania, ma non si rassegna e appena rientra e dopo una breve reclusione torna alla carica. Inizia così a minacciare tutta la famiglia di Franca Viola. Le sue violenze di tipo puramente mafioso sono maggiormente rivolte al padre, al quale viene bruciata la casa di campagna, distrutto il vigneto, portato un gregge di pecore a pascolare addirittura nel campo coltivato a pomodori. Bernardo Viola viene persino minacciato con una pistola, ma nulla lo spaventa, quindi non demorde e continua a proteggere la figlia. Il 26 dicembre 1965, il Melodia, appoggiato dalla sua banda di amici, si ripresenta a casa di Viola e, dopo aver distrutto tutto e gravemente malmenato la madre, si porta via Franca e il fratellino che le si è aggrappato alle gambe nel tentativo di proteggerla. Il fratellino viene rispedito a casa. Franca viene tenuta prigioniera inizialmente in un casolare isolato e poi in casa della sorella del Melodia ad Alcamo. Franca racconterà in seguito: «Rimasi digiuna per diversi giorni. Lui mi provocava. Dopo una settimana abusò di me. Ero a letto e in stato di semi-incoscienza». Il 6 gennaio 1966 le forze dell'ordine scoprono il rifugio e riescono in maniera rocambolesca a liberare la giovane. Il Melodia viene naturalmente arrestato con i suoi complici, ma è convinto di poter contare sul matrimonio riparatore previsto dalla legge italiana che permetteva addirittura l'annullamento della pena del rapitore che sposava la propria vittima. Franca però rifiuta di sposarsi, dando quindi avvio al processo, che si svolge nel dicembre del 1966. Il padre Bernardo decide di costituirsi parte civile. L'attenzione di tutta la stampa locale e nazionale è altissima, sia perché è la prima volta che una donna sceglie di dichiararsi svergognata e sfidare le arcaiche regole di un onore presunto e patriarcale, sia perché in questa vicenda si ravvisa l'occasione di intaccare, almeno in parte, il potere della mafia. Il prezzo da pagare era altissimo: minacce, ricatti, l'opinione pubblica ostile, insomma una clausura stretta, con polizia fuori da casa giorno e notte e nessuna possibilità di lavoro per il padre. Ma la chiarezza della posizione di Franca risuonava come un monito a una società come quella siciliana, che imponeva in nome del suddetto presunto onore inenarrabili efferatezze a danno delle donne. «Io non sono proprietà di nessuno, nessuno può costringermi ad amare una persona che non rispetto. L'onore lo perde chi le fa certe cose, non chi le subisce». Franca, già duramente provata dalla violenza del rapimento e dalla vita di clausura che stava conducendo, presenzia con grande coraggio a tutte le udienze del processo. Il Melodia tenta di infangarla ulteriormente, raccontando che i loro primi rapporti risalivano a luglio del 1963, epoca del loro fidanzamento, ed erano stati consumati nella casa dei genitori di lei, approfittando delle temporanee assenze dei familiari. Dai legali del Melodia viene persino avanzata una richiesta, fortunatamente respinta, di una perizia per accertare quando fosse avvenuta la deflorazione della ragazza. Il processo si conclude con la condanna ad 11 anni per il Melodia e i suoi complici. L'attesa vendetta delle famiglie dei condannati per fortuna non arriva. L'arciprete di Alcamo predica che tutto quel baccano farà restare Franca zitella. Invece Franca si sposa il 4 dicembre del 1968 con Giuseppe Ruisi. Durante il processo il Melodia l'aveva minacciata dicendole che se avesse sposato quell'uomo lo avrebbe ammazzato. Loro si sposano lo stesso.
La cerimonia è annunciata per le ore 10. Franca vuole un matrimonio in piena regola. Le partecipazioni, l'abito bianco, i fiori in chiesa, il ricevimento. Davanti e dentro alla chiesa moltissimi fotografi e curiosi, tutti gabbati, perché la cerimonia si è già svolta alle 7 del mattino, alla presenza solo di familiari e testimoni. Arrivano gli auguri di Saragat, Presidente della Repubblica, di Leone, Presidente del Consiglio. Scalfaro, Ministro dei Trasporti, regala un biglietto ferroviario valido per un mese su tutta la rete ferroviaria italiana. Paolo VI la riceve in udienza. Le persone a volte sbagliano senza sapere quello che fanno. Sulla sua storia così esemplare è stato persino girato un film, La moglie più bella. Il suo ruolo è interpretato da una giovane Ornella Muti. Oggi Franca vive ad Alcamo, ha avuto 3 figli. Filippo Melodia è morto, ucciso vicino a Modena. Ma nonostante il coraggio di Franca abbia fatto da apripista a molte analoghe denunce, affinché il matrimonio riparatore insieme con il delitto d'onore escano dal codice civile come argomenti che legittimano di fatto la violenza su donne, fidanzate, mogli, si dovrà aspettare purtroppo fino al 1981, praticamente l'altro ieri. Questa è una delle tante storie di violenza sulle donne. L'abbiamo voluta raccontare affinché ci aiuti a riflettere di quanta strada c'è ancora da fare per dire basta alla violenza sulle donne. Ma contentava